Prima giornata di orientamento universitario organizzata dalla Fondazione Flaminia e Unibo per aiutare i futuri studenti universitari nella scelta di corsi di studio attivi nel campus di Ravenna, da ingegneria a scienze ambientali, da beni culturali a giurisprudenza, senza dimenticare infermieristica e cooperazione internazionale. Un'occasione importante per il campus per far conoscere le peculiarità che lo caratterizzano e altrettanto preziosa per gli studenti giunti quest'anno da tutta la Romagna e anche dalle Marche per iniziare a conoscere i percorsi universitari presenti nella nostra città. Le giornate di orientamento universitario proseguiranno domani e poi a Faenza il 29 novembre. Giornata di orientamento universitario, tu da dove vieni e a cosa sei interessato? Io vengo da Rimini e sono interessato alle scienze ambientali. Sì, è stata un'occasione giusta per chiarire le idee, ho scoperto come funziona il processo per iscriversi, come scegliere l'università e altre informazioni utili. Per ora è andata molto bene, anche perché sono andata a Scienze Ambientali e Biologia Marina a vedere e mi hanno chiarito abbastanza le idee, come funziona e tutto, quindi mi è piaciuto abbastanza. Ti piacerebbe frequentare il campus di Ravenna, quindi restare comunque nel nostro territorio, o c'è anche l'idea di spostarsi? Essendo di Ravenna sì, mi piacerebbe stare qui anche perché sono legato alla mia città, quindi sì, non vorrei allontanarmi. Bello, un'esperienza significativa, ti insegnano a scoprire che lavoro puoi fare in futuro e quali sbocchi puoi avere. Senti, che corsi incontri insomma hai frequentato finora o pensi di frequentare più tardi? Ho fatto scienze ambientali e biologia marina. Ti piacerebbe quel ramo lì? Sì, è interessante. È stato molto interessante però quello di giurisprudenza. Adesso hai qualcos'altro che andrei a frequentare? Con lei a vedere ingegneria e per farci comunque un'idea. Orientamento universitario dedicato agli studenti, la giornata di oggi e di domani, è questo l'obiettivo perché è importante per la Flaminia e perché è importante per il campus di Ravenna? È importante innanzitutto perché ci facciamo conoscere dai ragazzi sia delle scuole di Ravenna ma soprattutto dai ragazzi fuori provincia. Noi come Fondazione Flaminia sono anni che garantiamo i pullman gratuiti per tutti i ragazzi fuori provincia. Quest'anno addirittura vengono ragazzi da Riccione, Rimini, Ferrara, Imola, Cesena, Forlì, e questo è molto importante per far conoscere sia il campus di Ravenna ma anche per avvicinare i ragazzi alla città stessa. E ormai siamo alla 15ª edizione, quindi ormai il nostro format è ben strutturato e continuiamo a fare ogni anno la stessa cosa, cioè non organizziamo una fiera o un salone in cui ci sono solo banchetti con le offerte formative, con il materiale informativo, ma ci sono le presentazioni proprio di ogni corso di laurea con i docenti, con i tutor e anche gli studenti stessi del corso di laurea. Questo è molto importante anche per i ragazzi delle scuole superiori per avvicinarsi bene all'università. I ragazzi hanno la possibilità quindi di avvicinarsi un po' a tutti i corsi, quali sono? Sì, andiamo da giurisprudenza, giurista d'impresa, anche ingegneria edile, chimica dei materiali, infermieristica, logopedia, poi classici beni culturali, scienze ambientali e biologia marina. Insomma, l'offerta formativa del campus di Ravenna è veramente multidisciplinare.